Siamo nel camping Funivia del Gran Sasso, a 1100 metri di altezza, in un campeggio di montagna come non se ne vedono più da un sacco di tempo e forse da nessuna parte. È casa di Pupetta, che in realtà si chiama Alessandra. Pupetta, questo campeggio da quanto tempo esiste? Allora, il campeggio esiste dal 1974 ed è stato fatto da mio padre, creato da mio padre. E poi ho preso le redini della situazione. Nel tempo. Nel Senti, tempo. dicevo prima che è un campeggio come non se ne trovano più perché insomma siamo in montagna, siamo alla villetta, quindi a Fonte Cerreto, dopo a Sergi, eh, in, una, in un posto dove il turismo non è certamente un turismo di massa. E immagino che anche i turisti che vengano qui siano particolari. Che cosa cerca la gente che viene qui nel tuo campeggio? Beh, direi che questo è soprattutto un campeggino vecchio stile, quindi non ho piazzole de definite, è molto libero perché credo che ancora che la gente possa stare una a fianco all'altra senza confini e soprattutto è un posto molto tranquillo, quindi la gente qua cerca, mh, cerca questo, cerca la tranquillità, cerca il contatto con la natura, silenzio soprattutto, io sono una grande sostenitrice del silenzio. E piace per questo motivo. Quindi ehm, non c'è animazione, assolutamente no, non c'è caos no, e soprattutto no. ci sono delle regole di civiltà fra le persone, perché è vero che non ci sono confini fra una piazzola e l'altra, ma la gente deve sapere come comportarsi. Certo io confido in quello, ma poi soprattutto ci sono io che supervisiono, diciamo, perché insomma poi non sono morbida da questo punto di vista. Mi piace che ci si rispetti, se ci sono problemi si cercano di risolvere, ovviamente sempre nella, come si dice, con educazione. Ecco, Io voglio credere che ancora esista l'educazione e la possibilità di vivere in modo sereno. La gente che viene qua percepisce proprio una sensazione, me lo dicono i campeggiatori, di serenità, di tranquillità e di rilassamento. Questa è anche la piccola dimensione. Quanto è grande il campeggio? Un ettaro di terra. Un ettaro di terra che però io non porto mai al, proprio al, al riempimento. No, 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 no. Io per esempio in agosto non accetto gruppi proprio perché... Preferisco la tranquillità al, al soldo, se vogliamo dire così. Del resto la gente che viene qua viene anche per andare in montagna. Soprattutto per andare in montagna. In questo posto anche quando ci sono 200 persone alle 10.30-11 di sera non si sente più volare una mosca, perché la gente va a letto presto, si alza presto e quindi il giorno il campeggio si svuota e poi rientrano la sera, si fanno la doccia, si cena, certo, insomma si chiacchierano, non è un convento, però non, non è un, neanche un posto per gruppi come dire, rumorosi. rumorosi sì. E la fascia di età qual è? Beh, la fascia di età, diciamo maggio-giugno, io lavoro molto con gli stranieri e sono soprattutto persone di mezza età diciamo over 50, sì, no? sì, sì, Vengono prevalentemente da quale parte d'Europa? Germania, Olanda, direi soprattutto. Che sono i paesi che si rivolgono massicciamente all'Italia in generale. Sì, sì. Poi comunque viene gente da tutto il mondo. Certo, luglio e agosto, insomma, si abbassa l'età, ho avuto, per esempio, anche gruppetti di ragazzi fav favolosi veramente... Di giovani intendo. Di giovani, sì, sì, proprio educati, insomma, che rispettavano l'ambiente e le persone che stavano attorno a loro. Non, non ci vuole molto, insomma. No, in realtà basta volerlo. Senti, questa è un'oasi particolarmente gradevole anche dal punto di vista della natura, eh, però vedo che ci sono oltre piante naturali, spontanee, anche rose, anche paulonie, anche tigli, anche aceri rossi che non fanno parte proprio no. della, della flora, della ecco. pioppi di fiume, anzi, pioppi no? di fiume che però prendono benissimo, sono solidi, sono belli, sono rigogliosi. Ma questi li ha messi mio padre, quindi tanti anni fa, penso nel 74, quindi eh, piano piano si sono, fatti, si sono acclimatati, ecco, quindi si sono comunque... Le rovati... due Paolonie sono bellissime. Eh, sì. E che cura ti impone questa, Ma direi, tutto questo verde? Direi boh, quasi nessuna, cioè, gli alberi fanno loro, i fiori ovviamente vanno annaffiati, l'erba va tagliata. C Ho un giardino di pietra che ha fatto mio cugino, bellissimo, proprio andato a prendere le pietre enormi con la macchina. E ha, ha creato, sempre qui nei dintorni sempre qui ha creato un'oasi particolare che... lì ci sono piante che invece fanno parte della, della, sì, della sì, flora sì, sono arbusti più che altro uh -huh. no? sono piante queste a cespuglio, piante così e anche quello non ha bisogno di tanta manutenzione no, basta insomma, un po' d'acqua, un po' togliergli le erbacce l'inverno qua <ride> dorme tutto quindi in primavera bisogna togliere le erbacce bisogna comunque ridare... no? Eh, a, 1100, a 1100 metri nevica l'inverno, eh. direi di sì, sì. Io ci vivo e eh, quindi Già, spalo con la pala <ride> e mi faccio la strada. Grazie, pupetta. Ciao, grazie a te.